Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati sul canale Times Gadget. Dopo la settimana scorsa aver visto gli accessori eleganti sotto i 50, sotto i 60 euro per smartphone, molti utenti mi hanno richiesto quali sono i gadget più interessanti con un prezzo molto più basso, molto quindi più low cost e più accessibile. Allora, dato che ho ricevuto tante richieste, ho voluto fare appositamente questo video e ho raggruppato una serie di prodotti interessanti, universali, quindi non parliamo solamente di cover o accessori, gadget per l'S8, ma parliamo di prodotti che potete utilizzare con qualsiasi smartphone, che sia esso Android, Windows o iPhone, universali sotto i 30 euro, quindi un costo davvero molto molto contenuto, accessibile a tutti. Anzi, vi devo dire ragazzi, sono diversi accessori, ma fra questi ce ne sono solo un paio che sono sui 28-29 euro, quindi proprio sotto la soglia dei 30 euro. Gli altri sono davvero molto molto più bassi come prezzi, parliamo di 15-12 euro, 8,99 euro. Sono accessori che devo dire ho messo insieme perché li sto utilizzando da diverso tempo, alcuni non sono stati neanche mai recensiti e vi devo dire ve li consiglio perché sono fra i più interessanti, sono molto utili, funzionali e poi soprattutto sono flessibili e possono essere utilizzati come dicevo con qualsiasi smartphone. Quindi non vi perdete questo video ragazzi, continuate a seguirmi e andiamo a vedere questi gadget quali sono. Allora ragazzi, partiamo subito con il primo prodotto, è l'unico gadget del lotto che non è per smartphone, ma bensì forse per tablet, ma al massimo. Parlo di un hub USB della Anker, è un hub USB che ho comprato da diverso tempo, ormai lo uso da diversi mesi, l'ho fatto vedere anche nella bag smart che utilizzavo, che vi invito anche a vedere la recensione, con tutti i cavi esterni e quant'altro accessori per il computer, e devo dire è un cavo che sto, un hub scusate, che sto utilizzando ancora tanto. È comodissimo, molto fatto molto bene, costa solamente 11 euro, 10,99 euro, quindi un prezzo davvero contenuto, e ha un case totalmente in plastica, sottile, leggero, 4 porte USB, un LED di stato che fa, che mostra che si accende quando viene attaccata una porta USB. Un cavo in TPU davvero fatto molto bene, anche leggermente più spesso dei lati cavi in TPU, quindi resistente, non dà problemi quando lo andiamo a piegare, soprattutto dentro le borse, lo andiamo a riporre nello zaino. Chiaramente USB come attacco per il computer, un hub che devo dire mi è stato davvero molto utile, leggero, utilissimo e quasi essenziale quando siamo in giro, portabilissimo, lo possiamo portare anche con noi in tasca o anche nella skin, se avete una skin il neopreme del computer, perché è davvero molto sottile ed è leggero. Unica cosa, unico neo, che chiaramente ce l'abbiamo un po' con tutti gli hub di questo genere, non è alimentato a corrente, ma è alimentato solamente dalla corrente del computer. Questo vuol dire che voi non potete utilizzare tutte e quattro le porte USB contemporaneamente con quattro penne differenti, ma per esempio potete utilizzarlo per attaccare un hard disk, un mouse e forse una tastiera, dipende da che tipo di tastiera, molte volte, alcune volte non la riconosce, però per esempio alcune volte non riesce a reggere un hard disk e una penna USB, ma potrebbe reggere una penna USB, un mouse e una tastiera, quindi occhio a come lo gestite. Chiaramente non è anzi l'unico accessorio che ha questo limite, sono tutti gli hub che hanno questo tipo di limite, purtroppo quelli alimentati a corrente riescono a reggere tutte le porte USB, ma hanno il neo che comunque ogni volta dovete portare tutta la presa da muro e l'altro cavo. Questo qui devo dire è portabile, è portabilissimo, ma ha questo limite, quindi attenzione, soprattutto attenzione quando utilizzate un hard disk e una penna USB, perché se non riesce a reggere entrambi vi disconnette l'hard disk esterno e questo qui vi potrebbe causare qualche problema se state trasferendo dati o state facendo altro o state lavorando per esempio con un hard disk esterno. Comunque un hub davvero molto utile, compatto, leggero, ben fatto della Anker, a un prezzo davvero molto ridotto, ve lo consiglio ragazzi, è molto molto utile. Senza perdere tanto tempo passiamo al prossimo gadget. Il prossimo prodotto in questione è sempre della Anker, parliamo di una basetta wireless per smartphone, una basetta wireless che ormai utilizzo davvero da tante settimane, non l'ho mai recensita proprio perché stavo aspettando di inserirla in questo video, infatti sono prodotti che sto raccogliendo da diverse settimane. Devo dire molto molto utile, io non ho voluto comprare la base della Samsung, non per niente, ma costa un po' tanto, poi non sono accessori che poi è sicuro che mi posso mantenere, delle volte poi cambio telefono, quindi non mi va di spenderci decisamente tanto su alcuni accessori, e devo dire è una differenza di prezzo notevole. Dalla basetta Samsung parliamo di 59 euro, mi sembra, intorno alle 50-60 euro circa,
qui parliamo di soli 11 euro. Una basetta che funziona con tutti i tipi di telefoni che supportano la ricarica NFC, ha un cavo semplicissimo USB, micro USB. Purtroppo non esce la presa da muro per poter attaccare a caricare a muro direttamente la basetta, ma la potete utilizzare con una power bank esterna, semplicissima. Attaccate questa qui a una power bank e vi ricaricate il telefono dove siete, la potete utilizzare con il computer o comunque potrete comprare una semplice spina da muro e utilizzarla con la basetta. Chiaramente se non c'è la presa da muro non fa niente, ma comunque non c'è stato utilissimo e funzionale. C'è anche un altro basetta della Anker, che poi posto anche il link se volete anche di quella, leggermente più elegante, con un bordo in alluminio satinato, però costa anche un po' di più, costa intorno ai 16-17 euro o mi sembra che possa arrivare anche a 18 euro quando non è sconto. Questo qui invece è solamente intorno ai 10 euro, 11,90 euro, quindi un prezzo davvero molto contenuto. È semplicissima in plastica, qui sopra abbiamo, oltre al brand dell'azienda, abbiamo questo TPU gommato che permette di poggiare il telefono e di non farlo rigare quando lo andiamo a togliere. Quindi una basetta molto molto sottile, molto pratica, utile e portabilissima. Ve la consiglio anche questa qui ragazzi, perché ha un costo davvero molto contenuto. Ma adesso passiamo al prossimo prodotto senza perdere tanto tempo. Parliamo sempre di Anker, rimaniamo in tema di Anker, rimaniamo col brand, con lo stesso brand. Questo qui si tratta di uno stick selfie. Uno stick selfie io non ho mai fatto vedere nella recensione, non sono un amante degli stick selfie, ve lo dico ragazzi. Infatti ci ho messo un po' per comprarmelo, perché lo utilizzo ma preferisco, non so, ecco lo shoulder pod che vi ho fatto vedere dell'S2, della shoulder pro proprio, come accessorio preferisco accessori un po' più professionali. Invece girando per internet ho trovato tra i tanti stick selfie che non mi fanno impazzire o sembrano un po' le cinesate di turno, questo stick selfie della Anker. Devo dire all'inizio ero un po' incerto nell'acquistarlo, ma mi sono trovato davvero molto bene. È compatto, sottile, leggero, oltretutto non ha il jack, che non mi piace più tanto. Sì, ok, non ha batterie, però delle volte mi è un po' scomodo se ho altri jack oppure il telefono è messo in una maniera che è difficile attaccarlo. Comunque non mi piaceva tanto il jack. Questo qui funziona tramite connessione Bluetooth, ha una batteria che dura davvero tanto, non vi dovete preoccupare di doverlo ricaricare o che non riuscite a coprire un'intera giornata, ce la fate tranquillamente. Si accende tramite questo pulsante, qui era già acceso ma vedete, così lo spegnete, lo tenete premuto, si accende, andate sul telefono, andate al settaggio del Bluetooth, fate ricerca Bluetooth, vedete questo qui, lo collegate e il gioco è fatto. Lo mettete qui, ve lo faccio vedere. La C è davvero molto semplice, è una C poi che mi è piaciuta davvero tanto perché è molto pratica, molto, molto fine, molto snella, non fa uscire il telefono assolutamente, il telefono si mantiene davvero bene, ben solido all'interno della C, e poi è molto pulita esteticamente. Guardate anche quanto è bella, questa parte è tutta, oltre al brand dell'azienda, è tutta totalmente in plastica opaca. La cosa buona è che è comodo perché è piccolo, compatto quando è tutto chiuso, ma quando si estende tutto raggiunge oltre i 70 cm. Guardate quanto può essere lungo. Quindi un accessorio davvero molto pratico, sottile, e soprattutto ha una presa, una C, quella che dove va il terminale, dove va lo smartphone, molto pratica e soprattutto molto resistente, semplice ma bella esteticamente. Io ci tengo particolarmente poi al design di questi prodotti, infatti li vado a cercare, li scelgo anche un po' per la pulizia del design, la cura che hanno a livello estetico. Molto buono anche il fatto che abbia un attacco del genere, questo qui voi lo svitate, ed è un attacco per Action Cam, l'attacco universale anche della GoPro. Potete poi utilizzarlo con una qualsiasi Action Cam o comunque anche con la GoPro stessa, dato che ha questo tipo di attacco. Molto molto utile, devo dire io, e soprattutto un prezzo davvero molto contenuto, parliamo di soli 11 euro, o anzi anche inferiore, mi sembra anche intorno ai 9 euro quando è in offerta. Ve lo consiglio ragazzi perché mi sono trovato davvero bene con lo stick dell'Anker. Ma adesso passiamo al prossimo prodotto senza perdere tanto tempo. Il prossimo prodotto, passiamo alle power bank. Questa è una power bank dell'Anker, io ve l'avevo già fatta vedere e ve la rimetto anche in questo video perché si tratta ancora oggi di uno dei migliori gadget, uno dei migliori power bank. Non solo per l'amperaggio, perché se parliamo di 10.000 mAh, ma per le sue dimensioni davvero molto molto ridotte. Io vi metto adesso una carta di credito, vi metto... Aspetta un attimo, vi do una carta semplicissima di credito. Ecco, prendiamo questa qui da Espresso, intanto non mi interessa. Guardate la differenza alle dimensioni. È una delle power bank più, ancora oggi, con dimensioni più ridotte, più compatte. Io l'ho apprezzata davvero tantissimo.
Quando l'ho presa non c'era ancora quella con la ricarica veloce, ma adesso c'è anche quella con ricarica veloce. Infatti qui sotto nei link che vi posto per l'acquisto diretto vi metterò sicuramente quella con ricarica veloce. Il prezzo è di soli 19 euro quando è in offerta, anzi lo potete anche delle volte prendere intorno ai 17 euro. Quindi un prezzo davvero molto ridotto. La power bank è comodissima, utilissima. Con la batteria vi esce un cavo semplicissimo micro USB, USB. Mi raccomando ragazzi, è un cavo micro USB, quindi se come me utilizzate un S8 o un qualsiasi terminale con porta USB Type-C, ricordatevi di utilizzare l'adattatore oppure comprarvi un altro cavo, anche il cavo stesso della Anker, che sono davvero ottimi. Invito anche a vedere la recensione del cavo che ho fatto, che sono fino dai 90 cm fino ai 180 cm, e lo potete portare con voi così non utilizzate l'adattatore della Samsung. Oltre a questo abbiamo questa simpatica sacchetta, semplice ma utilissima, da portare con voi insieme alla batteria. E poi questa batteria che devo dire è geniale, compatta. Abbiamo il LED di ricarica, quattro lucette, quattro LED che si illuminano e fanno vedere la carica permanente. Questo qui è il pulsante con cui potete andare a vedere la ricarica. Abbiamo una sola uscita, chiaramente per essere così compatta, per USB, chiaramente con ricarica veloce, quella di posto, ma la potete distinguere perché ha l'USB blu, e un input per ricaricarla. È una micro USB, ecco perché dovete stare attenti anche a comprare un cavo, poi mantenere questo cavo micro USB per ricaricarla. Chiaramente si può ricaricare o al computer o alla presa da muro. Devo dire ragazzi, 19 euro, questa qui è una power bank che vi consiglio perché è davvero utilissima, e poi con queste sue dimensioni compatte è una fra le più portabili. Ma passiamo al prossimo prodotto senza perdere tanto tempo. Il prossimo prodotto invece che voglio farvi vedere, parlando sempre, rimanendo in tema di batterie, è la power bank della Anker. Un prodotto che è nuovo, tra virgolette, perché ho acquistato davvero da poco, ma lo sto utilizzando da qualche giorno e devo dire mi sono trovato molto molto bene. L'ho inserito in questa serie, in questo video, dei migliori gadget perché è una power bank da ben 20.000 mAh, quindi il doppio della power bank precedente della Anker, che viene venduto su Amazon a soli 29 euro. È un prezzo in promozione, però quando non è in sconto al massimo arriva a 30, 33, 34 euro, quindi comunque ci siamo come prezzo intorno ai 30 euro. Viene offerta spesso in promozione sotto i 30 euro, intorno ai 28-29 euro, e devo dire è un grande prodotto molto molto interessante che vi consiglio di acquistare perché ne vale la pena. Parliamo di una batteria da 20.000 mAh con due porte USB, abbiamo sia anche quella con ricarica veloce e quella con ricarica standard, e abbiamo due ingressi input per la ricarica della batteria, sia micro USB e sia USB Type-C. È una batteria davvero molto comoda, oltretutto abbiamo anche la lucetta, che per me è un po' fine a se stessa queste cose, ma comunque c'è, se volete utilizzarla, non so, portate una batteria così ampia in campeggio o in montagna, la volete utilizzare, potete utilizzare anche la piccola lampadina che è incorporata. E devo dire, una batteria che mi ha stupito, 20.000 mAh sono davvero tanti, tanti. Poi poter ricaricare due device contemporaneamente non ha prezzo, e soprattutto è un plus, soprattutto al giorno di oggi, che ci sono tanti laptop o comunque anche MacBook, tanti computer che possono essere ricaricati tramite questa power bank, e quindi con batterie esterne. Un plus non da poco per chi come me porta sempre il computer dietro, lo porta spesso in giro, in fiera, o comunque anche quando uno va in vacanza e si deve portare il computer. Anche per lavoro non siete costretti a dovervi portare con voi il caricabatterie classico della Apple, o anche quello un caricabatterie classico da computer. Se siete in spiaggia potete utilizzare il computer, lo potete attaccare alla batteria esterna, comunque il computer si caricherà tranquillamente. Quindi un prodotto davvero molto molto valido. Chiaramente dovete scendere un po' un compromesso, perché guardate la differenza di grandezza, c'è davvero tanta differenza di grandezza, la possiamo mettere anche quasi così, ce ne entrano qua 2,5 di batterie della Anker. Però ragazzi, vale la pena acquistarla, non è una batteria da quelle portabilissime da portare in tasca come questa qui della Anker, ma ne vale la pena. A un prezzo di 29 euro, 20.000 mAh, ve le consiglio perché sono davvero tante e potete ricaricare quello che volete. Adesso, senza perdere tanto tempo, passiamo al prossimo prodotto. Prossimo gadget che volevo farvi vedere del lotto sono le cuffie della Ookie. Delle cuffie che ho recensito in maniera più approfondita, in maniera completa, qualche settimana fa, e devo dire le ho inserite anche in questo video perché sono fra i prodotti migliori che ho trovato fino adesso sotto i 30 euro. Sono delle cuffie che costano solamente 20 euro circa, 22 euro 23 euro, ma sono di buona qualità, hanno un ottimo rapporto con il prezzo. Devo dire, io le sto continuando a utilizzare in diversi settori, in diversi ambienti, sia con il computer, perfino per i montaggi video le uso perché sono comode, soprattutto in questo periodo estivo con il caldo le
cuffie chiuse mi danno un po' fastidio e quindi preferisco utilizzare queste cuffiette. Le utilizzo perfino con me in palestra, le utilizzo per andare a correre, quindi le sto utilizzando nei più svariati modi e devo dire hanno un buon audio. Per questo prezzo devo dire è anche ottimo come audio. Sono portabilissime, sono comode, non si staccano dall'orecchio, non si muovono assolutamente, e questo grazie anche a questi archetti che ci sono di diverse dimensioni. Ne trovate fino a 3 archetti di diverse dimensioni, quindi adattabilissimi a qualsiasi orecchio. E abbiamo anche i gommini in silicone per il padino auricolare interno che li potete adattare. Mi raccomando, scegliete quello giusto, perché una volta scelto quello giusto la cuffia non vi si muoverà dall'orecchio. Sono buone, sono di ottima fattura, abbiamo la plastica qui come materiale, diciamo, primario per la parte della cuffia, e poi abbiamo questo cavo in TPU leggermente gommato, forse anche troppo, perché delle volte si tende ad attaccare un po' al colletto della camicia o se portare una maglietta o una polo, ma devo dire sono di ottima qualità. Io mi sono trovato davvero molto molto bene. Oltretutto un'autonomia che supera le 3 ore di ascolto, di utilizzo. Io lo utilizzo un paio di ore in palestra, poi faccio anche più di un'ora circa di computer e non si scaricano. Si ricaricano tramite porta USB che troviamo qui sul telecomandino che chiaramente ha integrato l'altoparlante per gestire tutte le chiamate. Da qui potete rispondere alle chiamate, potete abbassare il volume sia delle chiamate che dell'audio della musica. Per passare da un brano all'altro dovete tenere premuto il volume su o in giù e passare da un brano a un altro. Delle cuffie davvero molto molto utili, intelligenti, anche perché hanno il sistema calamitato qui che potete mettere al collo, le potete attaccare quando non le utilizzate. Molto comodi in palestra, anche quando andate a correre, perché delle volte se siete sudati le volete togliere, non sapete dove metterle, ve le attaccate al collo e così non vi cascano. Quindi un prodotto davvero molto valido, 22, una ventina di euro per delle cuffie molto buone, con una buona autonomia. L'unico neo che hanno, forse, che posso proprio dire, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, è che questo telecomandino è utile, però leggermente pesante, un po' a sbilanciarvi il filo dietro al collo. Non che la cuffia si muova, non vi si toglierà mai la cuffia se riuscite a indovinare la giusta dimensione dell'archetto e del gommino in silicone, non vi si muove, però delle volte può dare un pochino di fastidio, perché standoci la batteria e tutti i comandi, diciamo, questo telecomandino diventa leggermente pesantino, soprattutto perché dall'altra parte comunque non abbiamo niente, quindi non c'è un vero e proprio contrappeso tra un orecchio e un altro. Comunque è una sciocchezza, ragazzi, è veramente roba da poco, ma ve le consiglio di comprarle, di acquistarle, soprattutto se volete una cuffia, non so, per lo sport. Non volete una cuffia costosa, non volete una cuffia di cui vi dovete preoccupare se si rovini, ma le cavate avete buttato 20 euro se ve le perdete, oppure se si rovinano con l'acqua, perché andate a correre con l'acqua, o si rovinano col sudore, cose che non si sono ancora meno rovinate. Vi devo dire, ve le consiglio, molto buone, della Oki. Ma adesso, viste queste, passiamo all'altro prodotto. Non poteva mancare una cover per smartphone, visto che questo canale è specializzato anche in cover, ne recensisco davvero tante. Una cover che ho inserito in questa recensione è la Rugged Armor Extra della Spigen. L'ho inserita perché sono tante settimane ormai che lo utilizzo. È stata perfino una delle prime cover che ho acquistato per questo telefono, e devo dire ancora oggi mi ci trovo benissimo. È una cover sottile, leggera, un prezzo di soli 8,99 €. Hanno un ottimo materiale, un ottimo TPU, bella anche al tatto, non scivola e soprattutto poi è resistente agli urti. Devo dire, io non pensavo che fosse così tanto resistente agli urti, mi è anche caduta con questa cover e devo dire ha attutito il colpo in maniera ottima. Non si è fatto un graffio il telefono, soprattutto perché abbiamo dei bordi rinforzati, ma non si nota dall'aspetto estetico, dall'aspetto soprattutto interno, perché esteticamente, esteriormente può anche sembrare una cover decisamente rugged, anche molto resistente. Sì, è resistente, ma non è spessa, non è tanto pesante, anzi è leggerissima. Guardate anche internamente, non sembra che sia così robusta. Anche perché abbiamo degli angoli che quasi si piegano, però riesce a tutire molto molto bene gli urti. È bella, costa poco, è bellissima anche al tatto. Certo, vi deve piacere una linea rugged, non è una cover elegante, però ha dei pulsanti fatti molto molto bene. Anche il tasto Bixby, per una cover così low cost tra virgolette, ha perfino il tasto righettato. Stessa cosa parliamo del tasto dell'accensione del terminale, fatto davvero molto molto bene. Poi tutta una cover sottile, è quello il plus di questa custodia. La maggior parte delle cover di questo genere sono decisamente più pesanti, più robuste e anche un po' più ingombranti. Oltre a questa,
basta, però passiamo all'altro prodotto. Ho messo, ho inserito anche un'altra cover che ho recensito recentemente e parliamo della WAG. Non potevo non inserire queste due cover sotto i 30 euro perché ragazzi sono fra le migliori cover per rapporto qualità-prezzo, se volete una cover soprattutto resistente. Sì, ok, la Ragged Armor è resistente, ma nulla a che vedere con le WAG. Le Urban Armour Gear, devo dire, rientrano a fare le cover più interessanti che ci sono sul mercato. Questa serie Pathfinder è fantastica, è resistente, sentite anche l'assorbimento degli urti, è leggerissima e anche leggermente flessibile e non ispessisce tantissimo il cellulare, anzi è veramente molto sottile. Abbiamo oltretutto la copertura avanti, superiore e inferiore del display, quindi possiamo girare il telefono a faccia in giù senza alcun problema. Stessa cosa c'è anche per la Ragged Armor, mi sono scordato prima di dirvelo, ma sono due cover fantastiche. L'abbiamo in tre colorazioni differenti questa Pathfinder, l'abbiamo in nero, bianco e abbiamo anche un ruggine, che però più che ruggine è un arancione, ve l'ho detto anche nella recensione completa. Deve arrivare anche la Monarch, ma non si tratta di una cover che rientra fra i 30 euro perché siamo oltre i 50 euro su quella. Comunque una custodia davvero molto molto valida, ragazzi. Se volete una custodia resistente e potete spendere una cifra intorno ai 29 euro, vi consiglio la Urban Armour Gear perché sono davvero custodie molto molto resistenti e ben fatte. Chiaramente poi vi deve piacere la linea Rugged. Ma visto questo passiamo al prossimo prodotto. Prossimo prodotto che ho inserito in questa recensione e l'ultimo anche dell'otto è la battery case da Case Win. L'ho recensita solamente qualche giorno fa questa battery case e l'ho inserita fra i prodotti sotto i 30 euro perché ragazzi mi ci sono trovato davvero molto molto bene. Fino ad oggi in questi giorni non mi ha dato alcun tipo di problema, riesce a caricare una volta e mezza il telefono, è davvero utile, soprattutto abbiamo un prezzo di soli 29 euro e devo dire per una battery case, un battery cover, 29 euro è un prezzo ridottissimo. La maggior parte di quelle aziende che hanno prodotto e che producono questo tipo di batterie, questo tipo di cover, se volete chiamare, hanno prezzi davvero molto più alti, si aggirano intorno ai 60 euro, superiamo tranquillamente l'80 euro con molti modelli. Guardiamo la Zero Lemon, guardiamo la Mofi Juice Pack, o guardate anche la battery cover per Galaxy S7 Edge, quella originale. La Samsung ancora quest'anno non ha prodotto una battery case per questo Galaxy S8, ma sicuramente se lo farà supererà i 60-70 euro. Questo qui devo dire è un prodotto valido, oltretutto mi è piaciuto davvero tanto per alcuni semplici motivi. Prima di tutto per il TPU esterno, per la cover esterna, ha un TPU gommato, leggermente gommato, è una plastica leggermente gommata, bellissima al tatto, si tiene davvero bene in mano, non scivola, anche se è leggermente scivolosa quando si va a sentire, ma in mano non scivola. È grazie anche al TPU in gomma qui che contorna il telefono, che ci aiuta a tenere ben ferma la presa, e soprattutto è una cover da 5000 mAh che assicura anche una ricarica in mezzo, quindi potete fare tranquillamente una giornata fuori, se andate fuori un paio di giorni vi portate solo questa e potete ricaricare il telefono durante la notte solo con questa battery case. Un accessorio davvero molto molto utile. Altro punto a favore di questa cover è il poco spessore frontale. Questa cover è una delle poche rare cover, battery cover, che non va a ispessire frontalmente il telefono. Guardate come si mantiene davvero molto molto fina nella parte anteriore. Chiaramente si va a ispessire il telefono e si va anche ad appesantire, però devo dire ragazzi non apprezzo il fattore di avere una battery cover e non portare con sé una batteria esterna con cavo, cavetti, adattatori e quant'altro che poi non sappiamo mai dove mettere. Per accenderla, come vi ho fatto già vedere nella recensione completa, dovete tenere solo premuto il pulsante posteriore. Quando è blu, quando è questo colore, vuol dire che siamo tra l'80 e il 100%, poi man mano che cambierà colore si abbasserà di percentuale. Per vedere tutte le caratteristiche vi rimando alla recensione completa, vi invito a vederla per capire un po' meglio le potenzialità di questa battery cover. Comunque un accessorio davvero molto molto utile. Nella parte inferiore possiamo trovare i fori per l'audio, jack del 3,5 e la porta USB Type-C. Se mettete a caricare il telefono con tutta la batteria, si ricaricheranno tramite questa porta USB Type-C entrambi i device, sia il telefono che sia la batteria, perché è un sistema chiaramente intelligente che fa bypassare la corrente e la fa arrivare al telefono quando la batteria è carica. Comunque si ricaricano quasi entrambi contemporaneamente. Una battery case, ragazzi, che vi consiglio vivamente perché è davvero fatta molto bene. Oltretutto 29 euro è un prezzo davvero molto molto ridotto. Unica cosa, attenzione a non poggiare il telefono a faccia in giù perché non ha i bordi rialzati. Comunque ragazzi,
Per questo è tutto, questi qui sono tutti i migliori gadget che per me rientrano fra i migliori sotto le 30 euro. Sicuramente continuerò a proporvi dei video del genere. Questo qui è stato solo tra virgolette un primo capitolo di questa serie di video. Sicuramente torneremo a parlare di altri prodotti interessanti che continuerò ad acquistare con il tempo, e poi vi recensirò e vi metterò insieme in una recensione. Sicuramente, se ci riesco, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, farò una recensione di prodotti sotto i 15 euro, quindi prodotti davvero molto molto low cost, accessibilissimi a tutti e di vario genere. Non parleremo solo di accessori per smartphone, ma anche di accessori design o di quant'altro. Quindi continuate a seguirmi, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto il video, metteteci qui un like qui sotto, mi fa sempre molto piacere, ed è una cosa davvero molto importante. Condividetela con amici se nel caso vi è piaciuta, mi fa davvero molto piacere, mi aiutate a far crescere il canale. E niente, ragazzi, poi per qualsiasi cosa, lo sapete, commentate qui sotto qualsiasi informazione, qualsiasi dubbio che avete su questi prodotti o su altri, chiedete pure, sono sempre a disposizione. Qualsiasi cosa volete chiedermi, o qualcosa che forse poi non ho spiegato durante la recensione, che mi sono scordato o mi è passata per la mente, chiedetela pure, non c'è alcun tipo di problema, io rispondo sempre. Comunque, ragazzi, grazie ancora di persona, da Times Gadget per Giorgio, buona giornata a tutti.